Ciao a tutti da Yota e bentornati sul canale. Oggi proveremo Machinki. Questa è una preview e come tutte le preview io non ho mai aperto né giocato il gioco. Lo scopriremo insieme. L'unica cosa che ho visto è che c'è la lingua italiana e l'ho preimpostata. Quindi andiamo subito a scoprire questo gioco. Nuova partita. Consigliato per la prima partita. Sì, perfetto. Start game. Andiamo subito a scoprire cosa ci attende. Inizio della rivoluzione industriale. Perfetto, sembra che i nostri ingegneri siano vicini ad alcuni grandi passi dello sviluppo dei motori a vapore, a seguito delle recenti scoperte della metallurgia e al piano di apertura della prima fonderia della nostra regione. Per questo a breve saranno capaci di costruire locomotive più grandi e veloci, hanno solo bisogno delle risorse per portare a termine i molti anni di sviluppo richiesti. Perfetto, penso che sia legno e carbone. Benvenuto, questo vabbè non è in italiano, ma credo che ci indichi come fare. Ci dice prettamente che siamo proprietari di una compagnia di trasporti, tanta roba e noi ci prendiamo i soldi, cioè subito. Ok, salvataggio completato, vabbè. Camera, la prima cosa che tu necessiti è come muovere la camera, iniziamo a zoomare in ed out, fatto, perfetto. Cosa vuol dire posticipa? Allora, la camera l'abbiamo fatto. Però, ok, terreno. Andiamo da qualche parte, andiamo a costruire. Non so dove, ma costruiamo. E poi ci sono i primi passeggeri. Questa è un'unica opportunità per la tua compagnia. Praticamente non ci sono infrastrutture qui, dovresti approfittarne. Penso che sia. Praticamente ci spinge subito a costruire. Cosa che però io ancora non so come costruire. Ah, ho capito. Siamo arrivati a modalità terreno. E quel menu di prima? Come faccio a prenderlo? Ah, eccolo qua. Modalità terreno. Seleziona adesso la ruspa. Perfetto. E cambio ancora. Ok. E poi possiamo alzare e abbassare il terreno. Tipo questa collina qua. La possiamo abbassare volendo. Tipo... questo qua cosa fa? Spiana il terreno. Questo qua se noi volessimo spianare basta fare così, giusto? Ah, ok, ma se volessimo spianare così? Ah, perfetto. Ottimo. Quindi io posso fare così. Perfetto, abbiamo capito. E ci prendiamo i soldi. Stamps. Open stamp windows. Allora, apri lo stamp dove tu puoi cercare l'esistente layout e creare un nuovo. Quindi stamps. Ok, possiamo creare un layout oppure uno nuovo. Aspetta, vediamo se si può aprire. Sì, si apre. Ok. Quindi terminus for single, termino for double, quindi in teoria questo qui dovrebbe essere una roba del genere. E se facciamo create a new one? Ah no, ok, no, interessa questo, voglio questo. Oddio, che è? Non hai abbastanza gettoni. Quindi questo, giunzione singola. Non hai abbastanza gettoni. Ah, con la M lo ruotiamo. Seleziona qualsiasi stamp, window e place on the map. E lo so, volevo mettere terminale per doppio, però mi dice non ho gettoni. Ma noi ce ne freghiamo. E lo incominciamo a posizionare qui, tipo così. Tac, fatto. Vabbè, ci ha dato l'ok, quindi first line. Ok, ah, sarebbe la stazione abbiamo creato. Ottimo. Ma la camera... ah, premiamo CTRL e il mid mouse button per ruotare la camera. Poi ci vuole VSD e prendiamo i soldini. Ah, ok, mancavano gli ultimi pezzettini. Ma non si può fare col tasto destro la camera invece col middle mouse? Scusate. Opzioni, no. Dov'è la rotella? Qua, sì, opzioni. Non si può cambiare i settaggi dei tasti, per esempio? Non c'è. Va bene. Allora, vediamo un attimo. Allora, Giuliano in Campania and Guidona Montecelio. Che cosa vedo? Machinki. Prima linea, connettiamo due stazioni. Stazione e depot. Iniziamo a costruire. Giuliano in Campania.
Allora, lui vuole che noi da qui posso spostare. Sì, grazie, perché mi stava dando un fastidio terribile. Quindi da qui vuole che facciamo una stazione, che non so dove siano. Eccola qua, stazione. Ah, possiamo metterla ovunque? Tipo la... Sì, questo qua è una strada, quindi potrei metterla... Scusa, se io la metto qua, stazione, stazione... No, ah, no, la devo mettere per forza così? Ah, no, bastava trascinare. Io devo portarla da qui. Allora, facciamo così. Questa è la mia stazione. Perfetto. La devo portare a qua. Ok, stazione 3. Quindi, queste stazioni necessitano di essere connesse con le rotaie, naturalmente. Quindi io prendo le rotaie e devo andare... Ma proprio così, vulgaris? Ah, non ti preoccupare, per questa volta è tutto gratis. Ah, quindi io potrei anche, tipo, distruggerla? Sì, e la facciamo meglio, tranne distruggere le case. Ma se distruggo la casa si distrugge, meno 160, sì. Ok, scusate, ma vediamo di fare le cose un po' meglio. Ok, allora... Abbiamo questo, non serve. Scusa, facciamo così. Ah, ecco, così. Ah, ecco, così gira un po' meglio. Dov'è che dovevo andare? Ah, qua. Vabbè, per andare qua è facilissimo. Faccio così. Poi esco da questa. Mi faccio fare una curva un po' più bellina. Esatto. Andiamo su e poi qua andiamo su così. Ricurviamo così. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Ora scegli un depot construction layout. Ok, scegliamo questo e costruiamone uno. Non c'è bisogno, non so perché, ma mi dici di metterlo qua. Ah, vabbè, possiamo metterlo ovunque volendo. Con la R faccio cose. Ok, prendiamo questo qua. E facciamo uscire i treni da qua. Perfetto. Apriamo Engine Tab. E poi ci dice che devo comprare uno di questi. E lui vuole che io compri il 2.6 Porter. Che sarebbe questo? Dettagli treno. Questo è il 2.6 Porter. Oh, quindi apriamo il tab dei vagoni. E vuole che compriamo un pullman. Ok, per le persone. Perfetto. Ah, tre pullman. Due e tre. Ne voleva tre. Dopodiché lui dice di andare qui, partenza. Ah, in questa immagine qua, che sarebbe l'immaginetta del treno, la finestra del treno, dice questo fa partenza e stop. Cioè il treno incomincia a partire, infatti lo vediamo. Wow, è partito. Quindi fa questo tragitto. Ma c'è uno scambio? Si può giocare con gli scambi? Vabbè, il treno arriverà qua e poi come farà a tornare indietro? Ce la fa in retromarcia? O cambia direzione? Non lo so, lo scopriremo. Partenza, ok. Poi c'è questo simbolo che fa gli ordini. Ok, quindi stazione prima, dopo, avanti, indietro, poi vedremo cosa sono in dettaglio. Aggiunge il comando a pieno carico, quindi carica, scarica, eccetera, eccetera. Quindi la gestione vera e propria si è automaticamente girato, quindi non ci interessa fare dei loop. Ah, questo qui ci fa... Ok, questo qui ci permette di stare sopra il treno e guardare tutto il tragitto, il che non è male. E questo invece locca la camera direttamente nel vagone. Non dimenticare di dare uno sguardo a tenere realistic view mode by pressing space bar o using icon grill. Ok, per tornare alla... si fa ESC, faccio space bar. Ok, weapon grill. Oh, perfetto. Va bene. Oppure usando questo. Perfetto.
Ora che abbiamo fatto questo, prendiamo tutti i soldi e andiamo ai primi passeggeri. Questa è un'unica opportunità. Ok. Niente, ci dice semplicemente di trasportare 50 passeggeri da una città all'altra. Va bene. Io però sono curiosissimo switchiamo da una parte all'altra. Questo sicuramente sarebbe il suono, infatti. Questo ci passa da carrozza a carrozza. Quindi mi vuoi dire che posso vedere all'interno del treno? Guarda che non è male, non è fatto assolutamente male. Cioè io posso andare all'ultima no, da dentro. Cioè, io volevo indietro. Volevo proprio vedere quando si fermava. Siamo arrivati alla stazione. C'ho 8 passeggeri, 5 passeggeri qua, perfetto. Quindi se noi facciamo esca, adesso lui si è girato e ripartirà. Perfetto, miglioramenti, stazione merci, sala d'attesa. Quindi possiamo fare dei miglioramenti. Ottimo. Però prima aspettiamo che questo cammini. Ottimo. Ma nel frattempo che io ho questo, potrei fare un'altra stazione qui, giusto? Allora, vediamo un attimo. Lui mi aveva detto di fare così. Facciamo una stazione. No, così distruggiamo a quello il tutto. Facciamo una stazioncina piccola di due. E poi facciamo che da qui, no? Proprio da qui. Certo, giustamente, ci crea un attimino di scompiglio. Ma noi potremmo fare che da qui c'è una cosa del genere, proprio tanto per capire un po' com'è la situazione in questo gioco. Se io faccio così non si può, vero? Ok, quindi praticamente quello che... No! Aspetta, aspetta, pausa, pausa. Ho sbagliato, scusa, toh. È stato un attimo di euforia e volevo proprio vedere. Ma questo qui cos'è? Questa è una strada, però. Ah, quindi questa ferrovia qua per attaccarla lì. Non possiamo. Possiamo fargli solamente che da qui tu per forza. No, fermo un attimo. Da qui vai qua. Non ci sono altri modi. Quindi se da Padova vuoi andare a Giuliano in Campania, ci puoi andare. Se vuoi andare a Guidona Montecelio, devi passare da qua. Mi dispiace, caro mio. È la vita. Quindi, decorazioni, dettagli. No, allora, se io seleziono il treno, posso dire che il treno non ha ordini, io faccio così, una... Io potrei fare che da qui, giusto? No. Come si fa ad aggiungere un ordine? Ah, drag and drop. No. No, tutto questo vai, vai, vai. Stazione. No. Drag and drop. Inversioni. Ok, ma se io volessi... No, eh. Pieno carico, scarica. Questi me li mette, non so perché. Non sto capendo. Aggiungendo il comando dalla lista di percorsi, puoi cliccare sulla stazione, inviare il veicolo, puoi fare clic su... Ok, questo l'avevo capito. Cioè, adesso devo andare remove all cargo from... Sì, cancella tutte queste cose. No, eh. Va bene. Allora, facciamo così. Da qui... Questa è la stazione, no? O devo cliccare questo? No, questa è la chiesa. Eh sì, questa è una casa. C'è scritto qua. Casa, ok, faccio così. Stazione. Ah, ecco qua, vedi? Stazione. Pieno carico, scarica. Però questo qua non lo scarica, non me lo toglie più. Poi vai a stazione 2. Vicino Guidona. No. Devo capire come si fa a poi a togliere queste cose qua. Sarebbe bello capire.
meno me. Ah, ok, capito. Per adesso sta facendo tutto quello che vuole lui, così. Boh, vabbè. Allora, meno. Allora, più. Ho distrutto il gioco. Allora, da qui aggiungi il comando a pieno carico. Pieno carico. Poi vai qui e fai scarica, no? Mi sembra un ottimo, un'ottima soluzione. Vediamo. In teoria dovrebbe adesso lui caricare tutti i passeggeri. Infatti, andare dall'altra parte e scaricarli. Questo qui non so cosa sia. Aggiungi il comando per fermare e girare il veicolo. È possibile aggiungere questo wipone alla stazione per formare altre robe. Adesso sta facendo questo. Va al pieno carico. Però il problema del pieno carico è che lui non ha il... Via. No, pieno carico. Perché? Perché se pieno carico, io ho capito cosa vuol dire. Vuol dire che lui aspetta che tutto il vagone sia completamente pieno. E quello a noi non ci interessa. Qui nel frattempo io direi di metterci questa stazione. La possiamo mettere subito dopo? Questa è la 4. Ah, l'ha messa in mezzo, ecco, esatto, bravo. Da qua, e poi da qua come fa ad andare là? Questo è il problema. Allora facciamo così. Questo è un dilemma, perché adesso noi come facciamo? Aspetta, però ci aveva detto che si poteva fare così. Dobbiamo per forza uscire da qua. Questa la faremo di passaggio. Facciamo questa cosa qua enorme e andiamo qua. Perfetto. Li abbiamo trasportati? No, progressi 33 di 50. Ci siamo quasi. Ma se noi andassimo qua, vediamo i passeggeri? No. E la musichina è abbastanza tranquilla. È un jazz, quindi ci sta sempre. Statistiche. Abbiamo un sacco di roba. La cosa bella è che ha uno zoom bellissimo e possiamo andare a vedere tutto. Ho sentito anche una voce. L'unica cosa che mi lascia un po'... Oh, le piante, cioè le pannocchie. Ci sono le pannocchie. L'unica cosa un po'... Oh, beh, un early access, quindi ci sta. È che mancano i passeggeri. Cioè, dentro il vagone Denver Western mancano, nelle carrozze mancano i passeggeri. Chissà se ci sono i treni italiani. Oh mio Dio, è in ritardo perenne. Bene, allora, vediamo un attimo se riusciamo a completare anche questa. Quanti passeggeri abbiamo qui dentro? Dovrebbe dircelo. 8, 5, 8. Beh, 8, 8, 5 non è male, eh? Sono 16, 21. Noi dobbiamo farne 50. Passiamo di bestia. Sì, sì, sì. Ok, control, muoviamo il mouse per ruotare la camera. Ci siamo quasi. Li trasportiamo tutti qui a questo paesello che si chiama Guidonia Montecelio. Signori, siamo arrivati e come prima volevo vedere se dove siamo nella casa. No, non volevo fare la casa. Vabbè, comunque lo vediamo anche da qua. Credo che non ce lo faccia vedere. Perfetto. Sì, abbiamo completato anche questa. Ok, consegna tronchi. Ok, consegniamo tronchi. Consegna 100 tronchi in qualsiasi segheria. Adesso le cose si complicano, perché ci dobbiamo andare a cercare la segheria. Cosa che io non so dove sia la segheria. Come faccio a cercare nella mappa? Ah, eccola qua, segheria. Ma dove li andiamo a prendere i tronchi? Miniera di carbone, miniera di carbone. Forse dal capanno degli attrezzi? Cioè, io ci posso anche provare, perché questa è miniera di carbone. Io non ho più soldi. Come faccio a acquisire i soldi? Quanti soldi ci vogliono per fare questo deposito?
50, io ne ho $15. Non ho capito dove trovare i tronchi, signori. Non l'ho capito dove andare a prendere. Foresta, foresta, segheria. Intera la segheria. Questa è la fabbrica attrezzi. Non è la fabbrica attrezzi. Abbiamo scoperto che non è la fabbrica. A meno che sembra la città. Ah, la foresta. Ecco dove. Sono le foreste che danno il dineros. Quindi noi faremo così. Arrivi qua. Pieno carico e poi consegni tutto qua e scarica. Bene, signori, io credo che possiamo concludere qui. Il giochino, diciamo che mi piace. Mi piace, è un po' da capire, ancora, vabbè, in Early Access, quindi ancora i menu non sono prettamente intuibili, ancora c'è qualcosa in inglese, ma apprezzo l'onestà di aver messo le prime traduzioni in italiano, quindi diciamo che per un Early Access va tutto bene, come sempre sapete che è una preview, io non lascio nessun giudizio finale, è solamente ciò che dico, un'opinione personale. Se volete supportare il canale lasciate un like o un commento e iscrivetevi al canale e come sempre siete amici. Alla prossima, bye bye!